moltissimi miliardi. Questo perché? Perché la legge dà una certa lettura, un certo dominio sulle persone, un certo controllo, un certo equilibrio, se vogliamo, sociale. La filosofia invece ha un altro aspetto, un altro, cosa dice Sì, è più Francesco? fondamentale, cioè tende un attimino a capire le finalità, le intenzioni, cioè tende un attimino a comprendere e non giustificare, ma a poter analizzare e poter inquadrare la cosa. Cioè, discorsi che abbiamo fatto diverse volte, la trasmissione parlava ad esempio anche i pagani, hanno fatto delle guerre. Sono esistiti degli stati che erano pagani, però non esisteva una chiesa pagana. Questi l'hanno fatto non per distruzione degli altri popoli, ma per desiderio di espansione. Però il desiderio di espansione, materiale non era l'annientamento dei popoli, come hanno fatto i monoteisti, come hanno fatto tutti quanti No, le. non era per imporre una religione, per imporre un Esatto, era una credo, necessità economica era una che necessità non economica. dipendeva né dalla loro religione né dal loro Dio o dalle loro divinità, ma dipendeva da una necessità fisica. Pertanto, riprendiamo il discorso allora. È importante sapere quali sono le cose, padre Sì, Francesco, vai pure. le cose reputate importanti da un apprendista strega, da un apprendista stregone o da un pagano. Le cose che si ritengono importanti non è detto che siano importanti. Ciò che cerca un apprendista stregone non è ciò che cerca un cristiano. Ciò che pretende un apprendista stregone non è ciò che pretende un cristiano. La moralità di un apprendista stregone non è la moralità del cristiano. La libertà per la quale un apprendista stregone spinge e lavora è sconosciuta al cristiano, lo atterrisce. Ricordando come la componente magico-sciamanica sia predominante nel taoismo cinese, dal taoismo cinese, dalla regola celeste di Lao Tse, leggo: il cielo dura eterno e la terra eterna dura. Che il cielo duri sempre, che la terra permanga, la causa è che non per se stessi si vivono, per questo sono eterni e duraturi. Per questo l'uomo saggio pospone la propria ragione onde se stessa avanza, esclude la propria ragione onde se stesso conserva. Non è perché egli non cerca il suo vantaggio, ma così facendo può compiere il suo vantaggio. Le ultime parti le ho liberamente tratte. Prima di parlare del contenuto del pentolone della strega e dello stregone, parliamo del bastone col quale la strega e lo stregone mescolano il contenuto. Il bastone con cui lo stregone percorre il proprio sentiero è lo stesso bastone di nocciolo su cui la strega vola nell'immenso dei mutamenti, è lo stesso bastone di biancospino che Giano dà a Karna con cui allontanare le strigi, è lo stesso bastone di corniolo che i bellonari lanciavano per scatenare Bellone. Il bastone dello stregone è formato da tre cose. 1. Sospensione del dialogo interno. 2. Sospensione del giudizio. 3. Scetticismo. Abbiamo detto come il mondo altro non è che descrizione soggettiva delle persone. Il mondo è quanto le persone riescono a descrivere, ma abbiamo anche detto che la magia è fare, e il fare è azione e non descrizione. L'essere umano, da quando esce dalla vagina della propria madre, inizia un percorso che lo educa, in altre parole, un percorso che gli insegna a descrivere e ad elencare il mondo e i suoi fenomeni. Questa descrizione si impone sull'essere umano con una tale forza che l'essere umano è l'unico essere della natura che parla anche quando pensa. Se descrive il mondo, se descrivere il mondo anche è fondamentale per la crescita del bambino, blocca però lo sviluppo dell'essere umano adulto mantenendolo sempre al livello del bambino, costretto a spiegare perché fa o perché non fa questa o quella cosa. L'apprendista stregone usa la descrizione del mondo per crescere, in quanto il sistema sociale in cui vive si regge sulla descrizione del mondo, ma contemporaneamente inizia un processo per staccarsi dalla descrizione del mondo, per recuperare la volontà che lo portò a nascere, in altre parole, a trasformare la morte del feto in nascita dell'essere umano bambino. Staccarsi dalla descrizione del mondo significa iniziare un percorso in cui gli oggetti che si percepiscono non si percepiscono più solo in base ai loro fenomeni che comunemente vengono descritti, ma in quanto oggetti in sé. Quell'impossibile davanti al quale Kant smarriva la sua ragione. Questo processo inizia con l'imporsi di tanto in tanto, di bloccare il flusso delle parole che giungono alla mente. Questo processo inizia col fare il vuoto di parole nella mente per alcuni istanti e in alcuni momenti della giornata. Scusate un attimo.
Sì, ricordo sempre che fra poco daremo il via alle telefonate. Chi vorrà intervenire dovrà telefonare allo 049 700 700. Grazie Francesco. Piuttosto che parole, ci si sforza di chiamare alla mente delle immagini. Oppure si concentra la propria attenzione sui suoni o sulle sensazioni fisiche. Per un apprendista stregone è importante bloccare il flusso delle parole. Questo bloccare il flusso delle parole si dice bloccare il dialogo interno. Questa non deve essere l'attività prioritaria della persona. Non bisogna pensare che per iniziare a costruire il bastone dello stregone sia necessario eliminare dalla propria vita le parole o la descrizione del mondo. Bisogna pensare che nell'attività della descrizione del mondo è necessario ritagliare uno spazio, grande o piccolo che sia, di silenzio e di ascolto. Questa azione in stregoneria si chiama bloccare l'attività asfissiante della ragione. Mettere la ragione e la descrizione del mondo, che è la sua manifestazione, a disposizione dell'essere umano. In altre parole, si dice alla propria ragione: tu sei uno strumento al mio servizio e io devo curarti, ma per quanto importante tu, non sei la mia padrona. Devi saperti fermare e lasciare lo spazio ad altri strumenti che mi servono per fondare il mio futuro. Questa operazione è il segreto, non segreto, della stregoneria. Bloccando il dialogo interno si permette al corpo luminoso e ai suoi bisogni di presentarsi alla ragione. È come se il corpo luminoso dicesse alla ragione: prendi nota che ci sono anch'io e che la tua funzione è quella di agire per svilupparmi, non per distruggere la coscienza di cui io sono parte. Quando scrissi il libro dell'Anticristo, analizzai i due aspetti come se fossero separati fra di loro. In realtà, i bisogni di sviluppo del corpo luminoso si fondono con i bisogni della ragione e ne modificano la direzione un po' alla volta, senza cambiare le predilezioni dell'individuo. Dunque, sospendere il dialogo interno per permettere l'espressione del corpo luminoso e per amalgamare i bisogni del corpo luminoso con quelli della ragione. Questa sospensione del dialogo interno, sia pure in forme diverse, si trova spesso nelle religioni orientali, nelle pratiche yoga e simili. Spesso la finalità di quei percorsi si esaurisce in quelle pratiche. Noi affermiamo che la sospensione del dialogo interno forma il bastone dello stregone della strega. E un bastone è tale nella misura in cui è usato. Se Karna non usa il bastone di biancospino, le strigi avvolgono il neonato nelle loro spire distruttive. Un bastone è tale nella misura in cui è uno strumento attraverso il quale affrontare le contraddizioni della realtà quotidiana. Questo contraddistingue il paganesimo e la stregoneria da ogni altra via importata dall'Oriente. L'apprendista stregone si costruisce uno strumento per affrontare la realtà del quotidiano e sottrarsi all'inganno impostogli dal sistema sociale e dal condizionamento educazionale. La sospensione del dialogo interno ci permette di superare l'imposizione del condizionamento educazionale e costruire un nostro modo soggettivo attraverso il quale vedere il mondo. Amalgamare i sensi della ragione con il sentire del corpo luminoso e i diversi bisogni significa nutrire e alimentare il corpo luminoso favorendone il divenire. La sospensione del dialogo interno aiuta l'essere umano a guardare il mondo. Con la sospensione del giudizio, l'apprendista stregone affronta il mondo e assume due atteggiamenti complementari, la sospensione del giudizio e lo scetticismo. La sospensione del giudizio permette all'apprendista stregone di far affluire al proprio pensato elementi sempre nuovi attraverso i quali fondare il giudizio. La sospensione del dialogo interno permette non solo l'affacciarsi del corpo luminoso, ma permette di far affluire alla ragione i messaggi che dal divino del circostante arrivano all'essere umano. La ragione non percepisce il divino, ne subisce l'azione. Per contro, il corpo luminoso non si relaziona col mondo della forma e dei numeri, ne subisce la costrizione. La sospensione del giudizio è un atto di magia, in quanto relaziona il divino dell'individuo col divino del circostante. L'atteggiamento scettico è l'atteggiamento che l'apprendista stregone mantiene all'interno del sistema sociale. L'atteggiamento scettico permette di distinguere la forma e l'apparenza dalla sostanza, l'inganno dal reale. Ricapitolando, sospendendo il dialogo interno, l'apprendista stregone e il pagano si preparano ad affrontare il mondo circostante. Sospendendo il giudizio, fanno affluire ai sensi del loro corpo luminoso i divini del circostante, le loro sensazioni, i loro fenomeni. Mantenendo un atteggiamento scettico all'interno del sistema sociale, distinguono la menzogna dalla realtà,
la forma e l'apparenza dalla sostanza, le cose importanti da quelle secondarie e inutili. Naturalmente sempre con le proprie predilezioni soggettive. Questo cosa significa? Significa che se io ho sempre amato moltissimo la carne, non diventerò mai un vegetariano, continuerò a mangiare carne. Questo non significa che non penserò agli esseri che mangio come degli esseri viventi, come le piante come esseri viventi. Cioè, non negherò mai quello che faccio o quello che mi è piaciuto fare fino adesso. Se sono stato stupido, sarò sempre stupido. Se sono stato imbecille, sarò sempre imbecille. Sì, infatti non si cambiano le cose rimangono sempre così come sono. Cioè, è inutile, come fare alcune, pretendono alcune religioni monoteiste di modificare l'essenza dell'uomo, perché la natura dell'uomo è in una certa maniera. Gli uomini non sono uguali, ognuno ha una propria esistenza e una propria dimensione ed è inutile modificare questa diciamo pulsione di base, perché esatto. Andare contro la natura degli uomini è la cosa più violenta che ci possa essere, è la negazione della libertà proprio basilare. Esatto, infatti sospendendo il giudizio e sospendendo il dialogo interno si dà un ordine a queste cose, non è che queste cose non ci sono più, le si fa diventare non asfissianti, le si mette a posto. Vado ancora. È necessario ricordare sempre come l'essere umano sia un essere sociale e non sia possibile nessuna via alla conoscenza e alla consapevolezza sottraendosi al sistema sociale in cui si vive. Inoltre va ricordato che il punto di partenza per sviluppare un percorso per diventare eterni è l'attimo e la situazione in cui si vive nel momento della decisione per intraprendere quel percorso. Non potrò mai fare un percorso come lo facevano 2000 anni fa. Devo farlo come viene fatto adesso. Posso raccogliere delle informazioni, dei dati da 2000 anni fa, ma il percorso è quello di adesso. Questo è il bastone dello stregone e della strega, e nel paganesimo viene tratteggiato in maniera diversa a seconda delle immagini che concorrono e che l'usano. Con questo bastone l'apprendista stregone e il pagano mescolano il loro crogiolo. Ricordiamo che il crogiolo dello stregone e della strega altro non è che lo stregone e la strega stessa. Il nostro crogiolo siamo noi stessi. Infatti il fine della stregoneria è modificare se stessi, non è di modificare gli altri. Soltanto sviluppando noi stessi sviluppiamo il sistema sociale in cui viviamo. Ora che abbiamo descritto il crogiolo e il bastone con cui ne mescoliamo il contenuto, siamo pronti per affrontare il contenuto del crogiolo. Siamo armati di bastone per affrontare la vita. Il bastone ci dà la forza per camminare sul nostro sentiero. Sul sentiero ci sono molti ostacoli, ma noi siamo armati del bastone, della sospensione del giudizio e possiamo affrontarli. Siamo pronti a camminare nella vita, ma nello stesso tempo siamo pronti per operare la trasformazione di noi stessi. Il nostro cammino passa di mutamento in mutamento, ma mentre camminiamo mescoliamo il contenuto del nostro crogiolo. Il primo elemento che gettiamo nel nostro crogiolo è la nostra attenzione. Sospendendo il dialogo interno abbiamo permesso ai bisogni del corpo luminoso di amalgamare i bisogni con la ragione. Dunque l'attenzione di cui parliamo non è soltanto l'attenzione della ragione, ma è anche l'attenzione del corpo luminoso. Sia chiara una cosa, io non chiedo a nessuno, non pretendo che quanto dico venga preso per oro colato per verità, per me sarebbe un'offesa. Ognuno è padrone della propria esistenza e ognuno deve vedere le cose dal proprio punto di vista. Però quello che sto dicendo si può amalgamare in molti modi diversi, ma non si può ignorare. L'attenzione non è soltanto mettere attenzione, è un potere ed è difficile da raccontare, però io la prossima volta cercherò di raccontarvelo. E anche se so perfettamente che pochi sono in grado di comprendere quanto sto dicendo, però io sono convinto che ascoltandomi al momento opportuno riusciranno ad avere, come si chiama, l'illuminazione, la chiamano così, l'ispirazione. Cioè, in effetti le mie parole altro non sono che delle informazioni da aggiungere alle proprie, che possono venire utili quando una persona capisce. Sì, infatti appunto queste qua servono non tanto come delle direttive obbligatorie, ma servono appunto come degli elementi che una persona deve vagliare, deve controllare, deve modificare, deve far propria, deve scoprire se ci sono delle attinenze, delle affinità con quello che uno pensa vuole agire. E se Claudio è d'accordo, diamo via le telefonate. Sì, sì, diamo tranquillamente le telefonate. Tu vuoi parlare tranquillamente, sì. A Francesco, delle tue cose che devi dire. La prossima volta parlerò dell'attenzione. Ho tralasciato le immagini della The Watcher che prenderò la prossima volta perché ho voluto introdurre questo argomento. Sì, chi vuole intervenire appunto può intervenire chiamandolo 049 con il numero 700 700, e le telefonate verranno inviate in diretta. Ecco, io appunto colgo l'occasione per fare alcune considerazioni. Prima di tutto voglio ricordare l'indirizzo dell'istituto, che è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 36063 Marostica, Vicenza. Voglio anche ricordare che appunto si avvicina la notte di Valpurga, che è il 30 di aprile,
è che alcuni amici di un gruppo pagano di Lecco stanno organizzando una festa pagana per il giorno 3 e 4 maggio nella zona di Lecco. Chi è interessato o può telefonare al 0341 918243 o scrivere a Sacri Radici, prezzo Zoe, casella postale aperta 22040 Moggio Valsassina, Lecco. Ecco, queste erano, diciamo, le cose più importanti che voglio dire. Appunto, la cosa fondamentale, appunto, è che anche i pagani hanno bisogno di avere un incontro e di avere la possibilità di incontrarsi e di creare dei riti. Voglio ricordare sempre le scadenze purtroppo della dichiarazione dei redditi e ricordare che c'è il discorso dell'8 per 1000. È fondamentale fare un atto di coerenza e dire chiaramente noi l'8 per 1000 non lo diamo a chi lo utilizza per dominare o chi lo utilizza per compiere delle cose che sono nocive per l'uomo, per la vita e così via. Voglio sempre ricordare, come abbiamo fatto in un'altra trasmissione, che siamo vicini al 21 aprile. Il 21 aprile è passato da pochi giorni e il 21 aprile appunto facevano i 2750 anni della fondazione di Roma. Ricollegandomi anche un attimino al discorso che faceva Claudio prima, ricollegandomi appunto al discorso del crogiolo, al discorso di Roma, quello che sappiamo di Roma è che Roma è stata fondata per un atto di volontà, fatto appunto da Romolo, con la creazione subito di un cerchio sacro, cioè il fatto di poter delimitare uno spazio in cui gli uomini potessero vivere. E la delimitazione di uno spazio implicava anche la necessità di avere uno spazio all'interno di cui queste comunità dovesse esistere, cioè era sostanzialmente la formazione di un crogiolo, cioè nel senso di dire il crogiolo dà una forma a una sostanza che non la può avere e poi permette di mescolare le cose. Cosa hanno fatto appunto con la Fondazione di Roma? È avvenuta la stessa cosa, si è creato uno spazio in cui all'interno persone diverse si potevano riunire e all'interno di questa città sono state create anche le possibilità di avere un incontro di varie divinità, perché ricordiamo sempre il discorso fondamentale di tutti quanti i paganesimi, che non è quello di imporre un proprio Dio, una propria divinità a cui si rifà, ma è sempre la necessità di avere a che fare con divinità diverse e non avere nessun problema di accettare queste divinità e di farle proprie nel proprio Pantheon. Infatti uno dei templi più antichi di Roma era proprio il Pantheon, cioè in cui tutte quante le divinità venivano, anche le divinità di popolazioni che venivano in contatto in maniera marginale con l'impero, venivano invitate a entrare nel Pantheon romano. Ecco, ricordo sempre appunto che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700 e le telefonate andranno in diretta. Riprendendo il discorso appunto di Roma, com'è fondamentale il fatto di questa fondazione? Non il fatto in quanto ci sia una rivelazione, una divinità che impone questo, ma la volontà di un uomo di dire esiste la necessità per un popolo di incontrarsi, esiste la necessità di potersi raggruppare in quanto gli uomini hanno la necessità di vivere assieme e di comunicare assieme. E di conseguenza cosa fa? Compie una volontà di creare uno spazio sacro, di creare questa città. Il fatto stesso, ad esempio, che Roma prendesse l'esempio del lupo, della lupa che vada ad allattare questo, significa del rapporto necessario che deve avere una città, come lo deve avere l'uomo, con l'ambiente circostante, come lo deve avere con tutto quanto. Il fatto stesso del lupo, che sia un simbolo, ad esempio, di Roma, ma anche simbolo del paganesimo, è fondamentale. E a me in questi giorni mi è successa una disgrazia di dover partecipare, di assistere involontariamente a una messa. E a un certo punto venivano ricordati alcuni testi. In testi si dice appunto che per il Dio dei cristiani è un buon pastore, che però che questo buon pastore lotta contro il lupo, perché il lupo arriva, non è che uccida le pecore, dice, non uccide, le rapisce e disperde il gregge. Il fatto stesso che appunto nella Bibbia ci sia questa citazione che un lupo rapisca le pecore e che disperde il gregge, è già significativo di dire che appunto una simbologia del lupo, cioè di chi lotta per essere se stesso, di chi lotta soprattutto per il proprio diritto di esistere, lo fa sempre legando a qualcosa di essenziale, di vitale, cioè non lo compie per una malvagità interiore o voluta, ma lo compie perché ubbidisce alla propria natura. Di conseguenza, noi che siamo umani abbiamo la possibilità di scegliere di compiere la nostra natura, ma la nostra natura è quella di vivere in un ambiente sociale, di conseguenza di creare qualcosa di insieme. Cosa fanno, ad esempio, noi prendiamo i testi come la Bibbia, le regioni monoteistiche tendono a separare, a creare le sette, cioè la Chiesa Cattolica, il cristianesimo è la prima setta, cioè divide dall'uomo, cioè separa le persone, crea una divisione su una cosa che per i pagani non è una divisione, cioè che è la religione. Invece, noi sappiamo, perché ne abbiamo l'esempio di società pagane, che ci può esistere un accordo, che può esistere una coesione al di là delle religioni e che non c'è bisogno di scontrarsi su questo. Che cioè il fondamento, la necessità fondamentale, basilare per l'umanità è quella di vivere in comunità. E noi abbiamo visto appunto che l'esempio di Roma, che è arrivato al massimo splendore col discorso pagano,
pur non essendo uno stato pagano, perché non essendo soltanto pagano, ha avuto la massima espansione nel momento in cui ha avuto la possibilità della tolleranza religiosa. Abbiamo avuto il suo crollo in che momento? Nel momento in cui una religione che pretendeva di rappresentare tutta la realtà e di rappresentare tutti gli uomini, tutte le sostanze, se ne è fatta carico e dire fa solo questo è l'unico Dio a cui io mi rifaccio e posso agire e posso comportarmi. Di conseguenza io voglio ricordare che anche il ricordo di Roma non è tanto un ricordo del passato di una manifestazione divina, ma la necessità che ogni uomo, che ogni comunità tenda a costruire il proprio presente, non il proprio futuro, soprattutto il proprio presente, cioè la necessità di compiere delle azioni concrete, delle azioni quotidiane, non delle azioni metafisiche inesistenti, ma delle azioni proprio materiali, concrete, ben specifiche, che permettono alla comunità di coagularsi. E questa coagulazione avviene appunto sulla vita delle persone, non sulle idee che possono essere più o meno condivise, ma appunto o sulle idee religiose, ma proprio sul discorso della comunità, in quanto comunità manifesta qualcosa. Fatto stesso appunto che i pagani abbiano sempre perseguitato qualsiasi struttura religiosa, che il problema loro fosse quello di creare i missionari, di andare a convertire, non di lasciare che queste comunità si potessero organizzare o vivere, ma la necessità di importare, di mettere, inserire una divinità. Francesco, ti leggo io qualcosina invece, sì. Ti farà sì, molto piacere. Ricordo sempre il numero telefonico, sì, che sì, è 049 700 700. Non ha molta importanza. Ho in serbo per voi un premio glorioso. Sì, c'era appunto Claudio che voleva... Sì, ecco, lascio a Claudio la prosecuzione della lettura. Ho in serbo per voi un premio glorioso, ma che va conquistato con strenuo sforzo. Le grandi cose si conquistano solo con grandi sacrifici. Né mai la gloria è stata il premio dell'ignavia. Se mi sono tanto prodigato e ho puntato tutto su questa impresa, è per amore di quella fama che è la più nobile ricompensa cui l'uomo possa aspirare. Ma se qualcuno di voi ama di più la ricchezza, sia leale con me, come io stesso mi impegno a essere, e lo farò padrone di beni che i nostri conterranei non hanno mai neppure sognato. Siete pochi di numero, ma saldi nei propositi, e se non vacillerete, siate certi che l'Altissimo, inteso come Dio ai cristiani, che non ha mai abbandonato gli spagnoli nella lotta contro gli infedeli, vi farà da scudo, anche quando sarete circondati da uno stuolo di nemici, perché la vostra è una causa giusta. Infatti combattono per rubare, e voi combattete sotto la bandiera della croce. Avanti dunque con impegno e fiducia e portate a compimento questa impresa iniziata sotto questi così buoni auspici. Bene, questa è la dichiarazione macia fatta da un bellissimo personaggio, un certo Cortés, che si apprestava a devastare il Messico. Questa è la fede dei cristiani. Quando diciamo che si massacra, non è che i massacratori siano tutti uguali. Da un punto di vista giuridico possono essere uguali. Dal punto di vista delle intenzioni possono distruggere o costruire. Sì, ecco, io appunto volevo appunto proseguire questo discorso che è fondamentale per capire la differenza che ci può essere tra un comportamento pagano e un comportamento appunto monoteista. Il fatto stesso che ad esempio i pagani non abbiano la necessità di un testo sacro significa chiaramente che non c'era bisogno di codificare un qualcosa che non ha la necessità di essere codificato, perché l'esistenza che ci circonda, il mondo che ci circonda, quello che avviene, le cose che noi vediamo, non hanno la necessità di essere codificati in un testo, perché per quanti testi noi potremmo scrivere, ad esempio, di botanica, c'è sempre qualche nuova pianta botanica in qualche parte del mondo che non riusciremo a conoscere. Per quanti animali noi potremmo catalogare, ci saranno sempre degli animali che ci sfuggiranno, degli animali che noi pensavamo scomparsi, che esistono. Comunque, e questo non sarà mai completo, in quanto cioè, la rappresentazione di questo animale sarà sempre inferiore alla realtà. E di conseguenza i pagani rinunciano fin adesso a creare delle regole fisse o delle codifiche basilari in cui si possa essere un riferimento concreto, stabile. E dicono la vita ha la necessità di essere fluida, come è fluida un fiore, come è fluida l'acqua, di conseguenza non si può indurire, non si può schematizzare all'interno di un testo sacro. E io recentemente appunto ho visto un libro che sono Gli antenati di Dio e parla appunto delle divinità, delle miti, della tradizione di Canaan, prima degli ebrei. E si chiedeva perché ad esempio all'interno appunto dei testi di monoteismo esiste sempre questo riferimento a religioni precedenti o a realtà spirituali precedenti. Perché c'era sempre la possibilità, che per gli ebrei, di ricorrere alle divinità pagane. Queste divinità pagane erano soprattutto divinità di magia, cioè nel senso che non avevano bisogno di essere mediate tramite un sacerdozio o tramite ad esempio un testo sacro, ma perché in se stesse rappresentavano la divinità e la completezza. Successo questo, chi voleva creare una struttura di potere ha scritto un testo che può essere chiamato appunto la Bibbia, in cui veniva codificato in maniera molto vincolante
quello che poteva essere fatto o non fatto. E questa è una caratteristica che appartiene a tutte quante le divinità monoteiste, cioè a tutte le religioni monoteiste, perché noi abbiamo appunto nell'Islam, noi abbiamo appunto il Corano, cioè cosa fa un fondatore di una religione? La prima cosa che fa, scrive un testo in cui uno si deve assolutamente rifare e cui non si può assolutamente modificare e che deve essere un riferimento fisso. Cosa hanno ad esempio gli ebrei? Gli ebrei hanno il Talmud in cui sono stabilite delle regole in cui vanno rispettate assolutamente. Questo non avviene per i pagani, di conseguenza i pagani non hanno il problema di porsi verso gli altri e dire queste persone, questo mondo, quello che ci circonda rientra nelle nostre regole, perché appunto noi siamo disposti ad accettare qualsiasi regola, qualsiasi comportamento, qualsiasi divinità, appunto perché non abbiamo regole. E questo, diciamo, è lo scontro che avviene appunto tra una visione monoteista e una visione politeista. Il fatto stesso, ad esempio, che la lotta che ci fu all'interno del monoteismo, soprattutto di tipo cattolico, sul discorso delle immagini, non è concepibile all'interno di un paganesimo, in quanto appunto tutto quanto quello che avviene all'interno appunto del politeismo ha soltanto la possibilità di essere manifestato tramite qualcosa di concreto e qualcosa di materiale, tramite un'immagine, perché l'immagine non va mediata. Difatti esistono proprio degli scontri fortissimi all'infuori del paganesimo, ad esempio nel cristianesimo, quel discorso appunto dell'iconoclastia, della lotta contro le immagini. E questi problemi non sono stati mai posti appunto da una religione pagana. Infatti lo stesso che anche nella letteratura occidentale anche di questo secolo, dello scorso secolo, si raffigurasse il discorso delle divinità, che sono tramuto state non distrutte, ma sono dovute appunto essere riutilizzate. I pagani, ad esempio, non avevano la divinità di Pan. Questa divinità di Pan è stata poi presa dal monoteismo di tipo cattolico, appunto per dare l'immagine del diavolo, cioè l'immagine dell'avversario, proprio perché erano privi di un'immagine stessa. Il fatto stesso, ad esempio, del nostro amore ancora per le statue, ricordo che chi vuole intervenire, se c'è qualcuno che vuole intervenire, può telefonare allo 049 700 700. Tornando appunto sul discorso delle immagini, esiste questa possibilità di poter trasmettere un'informazione delle immagini, appunto perché non hanno bisogno di mediazione. Nell'antico paganesimo noi avevamo l'esempio di Pigmalione, che era una statua bellissima ed essendo di pietra se ne innamora, finché gli dei, commossi da questo amore verso questa statua, non la tramutano in proprio una persona fisica che lui possa amare. Questo avviene proprio perché la necessità di rapporto con la divinità è una necessità di rapporto di bellezza, cioè devi aggiungere qualcosa, Claudio. Volevo dire io sì qualcosina, perché il rapporto con la bellezza è una cosa, il rapporto con la vita, scusate, è un'altra ancora. Diceva un certo Malthus, perciò ad un certo momento la popolazione finirà per accrescersi di là dei mezzi di sussistenza. Per evitare ciò, cioè per conservare la popolazione entro i limiti dei mezzi di sussistenza, Malthus pensa ai mezzi repressivi come le carestie, le guerre, le epidemie e la miseria. Sì, ad esempio si potrebbe anche estendere una cosa molto interessante di raffronto, ad esempio sul discorso... Ho sentito che organizzate una... ad Amalfi... 8 giorni o 15 in luglio? Non c'entra, devi chiamare l'altro numero, 700-777. Pronto? Sì, pronto. Pronto? Devi chiamare 700-777. 700-777. Ecco, io appunto ora proseguo. Ad esempio, una cosa che noi abbiamo nella letteratura di questi dell'800 e del 900 è il discorso, ad esempio, dei vampiri. I vampiri praticamente sono degli esseri che utilizzano il sangue. Volevi forse proseguire? Sì, volevo finire un attimo. Sì, sì, fai pure. Questo Roberto Malthus, dopo, dicono invece in un secondo momento, propone mezzi preventivi e in particolare l'educazione agli uomini al ritegno morale, se in pratica non fa l'amore, cioè al dominio sugli istinti sessuali, con una limitazione dei matrimoni e delle nascite, soprattutto da parte dei poveri. Cosa ne facciamo dei poveri? Che schifo i poveri. Sì, allora proseguo appunto con questo discorso sul discorso del sangue. Noi abbiamo nel monoteismo, soprattutto nel tipo cattolico, la rappresentazione di una divinità sempre insanguinata nel fatto della morte. Per gli antichi il sangue veniva utilizzato soprattutto nei rituali di sacrificio di animali e poi questi animali venivano condivisi tra la divinità e l'uomo. E cos'è successo? Siccome il sangue proprio rappresenta l'essenza della vita ed è la fondamentale per la nostra vita,
ed essendo appunto il paganesimo, le divinità pagane relative sempre a un rapporto di vita, sono sopravvissuti, deformati, diventati esseri spaventosi nella tutta quanta quella gerarchia di cose mostruose che ha creato il monoteismo. Il fatto stesso che le divinità avessero una forma è stata la necessità appunto per i monoteisti di inserirli in qualche maniera. La letteratura, pur avendo questo richiamo al paganesimo, pur dovendolo coprire, l'ha tramutato in vampiro. Difatti alcuni studi affermano chiaramente che la presenza, ad esempio, di così massiccia nella letteratura occidentale del fattore del vampiro sia una sopravvivenza di antiche immagini pagane. E il fatto stesso che, ad esempio, noi, dicevo prima il discorso della bellezza e dell'immagine, il fatto stesso che, ad esempio, noi stessi siamo sempre più attirati da una forma di statua, di tipo umano, cioè che dal punto di vista artistico è già proprio un sintomo di attaccamento immediato a delle cose proprio basilari, perché non vengono mediate, perché i nostri sensi non hanno bisogno di una mediazione, di un insegnamento. Se quel povero Viciotto, non so quanto povero, che ha lasciato tutti quei miliardi al vescovo, alla cardinale, pronto? Sì, pronto, ci andiamo? Volevo chiedere che se l'hai acquistato il paradiso. Beh, lui pensa di sì probabilmente. Vediamo, manca cosa che fai scheica. Pensa un po', 110 miliardi per una vacanza in paradiso. No, se gli rassa al cardinale vuol dire che qualcosetta se la avrà acquistata nei cieli. Ti dici? Eh? Ti dici? Anche farsi dire una buona messa con i mazzettini, sa se acquista il paradiso. Ah, non so, è vero che è stato, dici, i poveri li avete sempre con voi, insomma, tanto tutto a me. I poareti resterà anche l'inferno anche per qui. Beh, chiaramente, le poveri, che schifo che fai i poveri, no? Maria, alla destra del padre, guarda, se non te gai schei non te vengi neanche. Ben salve, vai a salve, cazzo. Ciao. Sì, beh, l'ascoltatrice solleva il discorso di attualità della donazione. Questo è un discorso importante perché dimostra chiaramente che una persona, come condizionata, nonostante le apparenze, da una forma religiosa che gli pone sempre dei problemi. Cioè, nel senso, il monoteismo di tipo cristiano pone sempre un problema sull'aldilà, su un paradiso che non deve conquistare, lasciando appunto trascurando il discorso dell'esistenza, cioè di come vivi adesso, come sei vissuto per tutta quanta la tua esistenza. Il fatto stesso che appunto vada in nucleare il discorso, cioè nel portare dentro la mente della persona il concetto della necessità poi di espiare questa cosa, in qualche maniera di pagare un riscatto, è tipo la vendita dell'indulgenza. Cioè nel senso, scusa Francesco, se ti interrompo, ma il problema è sempre questo, no? Cioè i cristiani agiscono così perché sono malvagi? Cioè perché è quello che viene fuori da dentro di loro che li rovina? No, perché oppure perché hanno avuto gli insegnamenti? Perché la dottrina è malvagia. E questo è il punto. Allora, vediamo cosa dice Gesù di Nazareth in Matteo. Quando qualcuno butta via il profumo, gli butta addosso il profumo, e gli altri dicono, ma come, non si poteva dare il prezzo, i soldi ai poveri? Dice Gesù, perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'opera buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, me invece non mi avrete, poiché essa spargendo questo profumo sul mio corpo lo ha fatto per la mia sepoltura. I poveri li avete sempre con voi, mentre a me non mi avrete per sempre. Cosa significa questo insegnamento? Significa che bisogna alimentare i poveri, bisogna che i poveri esistino per averli sempre attorno e poter far loro del bene. Sì, ecco, ricordo che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700 e la telefonata andrà in diretta. Ho paura che i soldi erano del cardinale, che quel signore lì era solo un prestanome perché viveva su un condominio e faceva fatica a pagare le spese condominiali. Sì. Hai capito che furbi che sono questi cardinali? Buon, grazie. Ciao. Il problema che si solleva con questo discorso qua dei 110 miliardi, si dimentica che i soldi in realtà non hanno nessun valore, perché basta un decreto giuridico perché i soldi perdono in qualsiasi valore. Cioè è sufficiente che il governo faccia un decreto dicendo chi ha 1.000 lire io gliene do 10 lire e i soldi perdono completamente il valore. Per cui i soldi in realtà non hanno un valore reale, sono riferiti a un governo, a un potere d'acquisto. A una situazione, non economia. Cioè, tenete presente in Russia, per esempio, c'era gente che aveva una pensione che riusciva a viverci. È caduto il comunismo, è caduto lo Stato, si è cambiato lo Stato, ha una pensione che non esiste più. Hanno perso completamente la pensione, per cui i soldi sono riferiti a uno Stato. Mentre invece la vita è riferita all'individuo.
Cioè, quel prete che ha, dell'Opus Dei, ricordo che l'Opus Dei è prelatura personale del Papa, che ha detto che chi fa l'amore prima del matrimonio ha figli handicappati, quello è infinitamente più grave, quello è un'aberrazione, veramente. Fanno un'opera di terrorismo e di conseguenza, ma questa è una caratteristica del monoteismo, quello di creare terrorismo. Ciao Giampaolo. Ciao. Ciao Francesco. Ciao. Mi chiedevo adesso, mi è venuto in mente una cosa molto strana. Chiedevo a me stesso, o c'è un inizio di tutto e allora non è trascendente. Perché se c'è un inizio a tutto vuol dire che non c'è trascendenza. Giusto? Esatto. C'è soltanto relatività e basta. Se invece non c'è un inizio, e allora chi è che può darmi le dritte? Questo mi chiedo. Non so se rendo l'idea, se non è il mio istinto interiore, dentro, proprio il mio intimo, che ha soltanto a volte posso percepire minimamente, ma che non comprendo, non ho la facoltà, almeno io, di comprendere chi io sono, cosa faccio, cosa non faccio, se non a livello relativo e basta, esteriore, basta. Ma se c'è un inizio, non c'è niente di trascendente allora. Mentre se non c'è nessun inizio e allora è tutto immanente, allora il problema si fa molto serio. Quelli che sventolano le varie verità, io li, insomma, non è mica che mi convincano molto. Sempre guardarsi dalla verità, verità è una trappola. Veramente mi consolo, come minimo, mi consolo molto di più guardando dalla finestra, guardando gli uccelli che passano. Sì, infatti. Avvicinandomi di più a quello che è terra a terra, il relativo, insomma, ecco. Certo. E vivendo qui, in questo momento. Sì, poi, quando verrà il momento, allora si vedrà. Si vede. Finché non giunge quel momento. Certo. E poi chi te lo fa fare? Se hai vissuto bene, bravo, perché deve morire male? Ma perché io devo andare a scomporre certe persone che vivono tranquille, serene, che si dipingono la faccia di blu, si tirano le frecce così per tirarle, eccetera. Ma perché devo andarsi a dare la verità? Perché serve delle altre persone in ginocchio. Quelle persone che vivono in sé fanno paura. No, guarda che se ci pensi a certe cose, o fanno ridere o fanno piangere. O sono da sberle in faccia. Esatto, fanno piangere, sì, decisamente. Vi saluto e ciao, vi ringrazio. Giampaolo. Ciao, grazie a te, ciao. Sì, difatti Giampaolo pone veramente un problema che è fondamentale, cioè nel senso dire, che senso ha che io vada a discutere dell'origine del mondo, della fine del mondo, quando nella mia vita io questo non lo potrò vedere? Cioè, è fondamentale per me la mia vita, dal momento della mia nascita, dal momento della mia morte. Il discorso che, ad esempio, i monoteisti vanno ad accapigliarsi sul momento della creazione del mondo, sul discorso di altre cose, non è fondamentale per la vita, perché io questo mondo lo vedrò solo nella mia vita, di conseguenza è fondamentale come io vivrò adesso. Il fatto che io vada a pensare a un Dio creatore, perché è una bestialità... Vedi, sì. Scusa Francesco, sì, no. Il fatto è che noi siamo costretti a parlare di filosofia, di morte, di vita, no? Perché siamo costretti ad affrontare un mondo fatto in un certo modo. Sì. Cioè, noi siamo costretti ad affrontare l'orrore. Sì. Però in realtà, prima che l'orrore esistesse, cioè prima che venisse fuori l'orrore cristiano, noi non avevamo bisogno di affrontare questo. Cioè, se è vero che si alza la mattina la gazzella, bisogna che si metta a correre, se no il leone la mangia. È vero che se il leone non corre, non mangia, se non becca la gazzella. Cioè, è vero che esistono le leggi della vita. Ma non dovevamo affrontare quella parola, medicina con la morte, cosa sei. Cioè, dover affrontare l'alterazione della percezione per arrivare là, per analizzare le cose. Ma ci rendiamo conto, tre scoperte della stregoneria. La stregoneria ci ha messo mille anni, per definire la non esistenza del Dio dei cristiani. Per definire che il Dio dei cristiani era solo descrizione di terrore biblico, per definire quello che era effettivamente il Dio. Cioè, per riuscire a sputare sopra a una menzogna, ci abbiamo messo mille anni, poi per descriverla, per riuscire a imporla, per riuscire a farla passare, per poter essere anche il microfono di questa radio e poterlo dire. Cioè, abbiamo perso tanta di quell'energia, ma tanta di quell'energia tantissimo, per affrontare queste cose. Voi pensate quanta gente ci hanno messo sui roghi per questo. Cioè, milioni di persone che sono morte. Noi stiamo qui parlando di filosofia solo perché siamo davanti all'orrore, non perché noi ci si diverta. Cioè,
in effetti vivere in maniera seria tutti i giorni, affrontare la vita tutti i giorni, prendersi in mano le proprie responsabilità, respirare il mondo che ci circonda, è più che sufficiente per sviluppare il proprio corpo luminoso, non è necessaria chissà quali cose. Purtroppo oggi siamo costretti a fare questo perché c'è l'orrore cristiano, cioè è l'orrore cristiano che ci circonda. Poi magari qualcuno mi dirà, ah ecco il solito che sta parlando male dei cristiani, sta parlando male del cattolicesimo. Ma scusate un attimo, perché un ladro non si chiama ladro? Perché un assassino non si chiama assassino? Perché un distruttore del divenire umano non si deve chiamare distruttore del divenire umano? Semmai sarebbe da arrabbiarci contro chi fa la truffa, contro chi fa l'inganno, contro chi mette in ginocchio le persone. Mentre invece dice alle persone, guarda, sei in ginocchio, non hai più futuro, non riesci a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, t'hanno fregato. Dire questo è una bestemmia per alcuni, è orribile, anzi, dire questo per alcuni sembra che noi addirittura facciamo una nuova religione e non si rendono conto di vivere nell'aberrazione. Dopo si mettono in ginocchio davanti a un Dio, fanno battezzare il proprio figlio, costringono il figlio ad andare in chiesa e così coltivano l'orrore. Cioè, non so se queste persone sanno cosa dicono. Sì, difatti quello che voglio far capire è cioè che le nostre trasmissioni non servono tanto quanto a far portare un nuovo messaggio, una nuova religione. Il nostro scopo è questo qua, ci troviamo in un'oscurità non creata da noi, di conseguenza piuttosto che combattere contro l'oscurità cerchiamo di accendere una lucerna, ma questa luce se non è vista serve solo a noi. Sì, di conseguenza cioè, è una lotta. Ho sentito ieri sera, pronto? Sento, ti sento? Sì, ho sentito un signore anche ieri sera, l'altro sera qua, il cavaliere, che ha detto a Morelli che chi sbaglia deve cambiare mestiere. Ah. Insomma, per cambiare mestiere non lo vuol tanto. Sì. Ma sbagliare si può, è ammesso, si può sbagliare, si può anche correggere, si può imparare. Sì. Sbagliare, vero? Sì. E anche l'altro ieri sera ha detto chi sbaglia deve pagare perché un medico quando lascia un bisturi dentro è responsabile, deve pagare, l'altro deve pagare, ma si è dimenticato di dire che chi ruba deve cambiare mestiere, non l'ha mica detto questo. Sì, beh, noi cerchiamo di evitare la politica, capisci? Sì. Sì. Beh, insomma, ecco, adesso che ho sentito dire questa cosa, sì. Ho sentito, però, facciamo un caos, però non ha detto chi ruba deve cambiare mestiere, no, perché chi ruba deve prima restituire i soldi, pagare l'interesse, cambiare mestiere e andare in prigione. Sì. Ha lasciato la cosa più importante, insomma. Va bene. Allora. Sì, dimmi dai. No, va bene, dai, vai. È che il Papa dovrebbe cambiare. Il problema che abbiamo con questi radioascoltatori è questo. Noi riusciamo a capire il loro desiderio di esprimere opinioni che hanno dentro, però noi siamo imposti di mantenere la trasmissione su un piano religioso. Perché dal punto di vista del paganesimo è possibile qualsiasi formazione politica, per quel che ci riguarda, non ci interessa niente. L'importante è la direzione. Chiaramente la disonestà non ci piace, chiaramente la truffa non ci piace, chiaramente l'inganno non ci piace, però ci siamo imposti di mantenere la trasmissione, l'esposizione delle nostre idee sul piano strettamente religioso. Sì, esatto. Per cui voi non ci sentirete mai parlare male di un Prodi, di un Berlusconi, di un Bossi, di un D'Alema o di un Bertinotti. A noi non ci interessano, non perché noi non abbiamo le nostre idee, ma perché abbiamo deciso di lasciare completamente fuori il discorso politico, anche se magari questo o quello ci sta sulle scatole. Ci sentirete parlare male del Gesù di Nazareth, ci sentirete parlare del Dio dei cristiani, ci sentirete parlare delle divinità, questo è il nostro referente. Noi non diciamo scusate porco Prodi o porco Berlusconi o perché noi abbiamo deciso di lasciare fuori il discorso politico. Noi ci sentirete invece parlare per quello che è, chiamare col suo nome, perché noi non insultiamo nessuno, noi chiamiamo col suo vero nome il macellaio di Sodoma e Gomorra e l'individuo che a Nazareth si spacciava per suo figlio. Perché questo? Perché questi hanno lavorato per mettere in ginocchio le persone. Per cui questi sono i nostri referenti e noi vogliamo mantenere su questo livello. Per cui ci scusino i radioascoltatori che hanno un'idea politica, che magari è anche simile alla nostra o a alcuni di noi è simile, per cui è anche apprezzata indubbiamente, però vorremmo mantenere fuori qualsiasi livello politico possibile. Sì, ecco, ricordo che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700 e le telefonate andranno in diretta. Io volevo aggiungere qualcosa a questo discorso, cioè a noi non ci interessa tanto quanto possa apparire sulla lotta politica, perché per noi è secondario. Bisogna capire un attimino quali sono i valori di riferimento delle persone.
E noi sappiamo benissimo che, ad esempio, in questa situazione italiana il valore di riferimento assoluto, ad esempio, è una religione, cioè nel senso che noi siamo condizionati, nel senso che questa religione pone delle condizioni. Il fatto stesso che si arrivi a parlare di finanziamenti dello Stato, ad esempio, a una chiesa cattolica, che si vuole creare una chiesa confessionale, che si vuole creare uno scontro di tipo religioso, questo è fondamentale. Il fatto stesso che, ad esempio, ci possa essere un attacco alla sanità, noi sappiamo benissimo che le strutture private sono una maggioranza di controllo cattolico, cioè di conseguenza significa che c'è una mancanza di religione civile, perché ad esempio un pagano non penserà mai di sottomettere la sua azione pubblica, la sua azione politica a una divinità che non esiste o la rappresentante di questa divinità, perché avrà sempre la concezione di uno Stato come qualcosa che deve servire a tutti e a vivere a tutti. Di conseguenza non avrà mai qualcuno che lo possa assolvere dei suoi errori o un Dio che lo possa